Buongiorno, oggi è domenica e siamo già in cammino. Sono le 9:30 passate, oggi è una giornata che ce la prendiamo con totale calma. Abbiamo dormito, abbiamo riposato perché ieri è stata una giornata estenuante e faticosissima. E adesso appunto stiamo andando verso il Parco del Valentino per farci una bella camminata. Abbiamo fatto colazione al solito nostro barettino qua della stazione, ormai siamo di fiducia. E niente, adesso ci facciamo una camminata di un quarto d'ora per arrivare al parco, poi là ci facciamo un bel giretto e poi proseguiamo lungo il Po. Oggi una bellissima giornata calda, però verso sera hanno messo pioggia e quindi a noi va anche più che bene così. E niente, ci vediamo strada facendo. Arrivati alla chiesa Grande Madre di Dio. C'è un traffico incredibile. Sto vloggando poco perché in realtà ci stiamo godendo la giornata. Siamo piuttosto cotte dopo ieri, quindi abbiamo fatto una bellissima passeggiata al Parco del Valentino. Merita tantissimo. Una domenica, picnic, passeggiata. È veramente un posto bellissimo, è simile a Parco Sempione di Milano, ma vale molto. Ci siamo mangiati un toast, abbiamo fatto un aperitivo e adesso è mezzogiorno e mezzo, andiamo a vedere appunto la chiesa e poi andiamo in centro a finire i nostri girettini. Tornate a casa, siamo letteralmente sfatte, sfinite. La giornata di ieri è stata veramente molto impegnativa, ci ha messo veramente a dura prova e quindi per oggi è stata un po' difficoltoso comunque. Abbiamo comunque dormito fino a tardi, abbiamo fatto la nostra passeggiatina, il Parco del Valentino merita veramente tanto, poi abbiamo mangiato qualcosina lì, abbiamo fatto
quello che dovevamo fare, ma siccome la giornata non è finita, adesso sono le 2:30, siamo rientrate, ci riposiamo un po', ci rinfreschiamo, prepariamo già un po' le valigie perché appunto domani torniamo a casa. Alle 5 in realtà ho una prenotazione per il Museo delle Carceri Nuove di Torino, quindi abbiamo preferito tornare un po' a casa, riposarci, cambiarci, prepararci per la sera perché poi abbiamo prenotato un ristorante e poi faremo un giretto in centro, Torino by Night. E poi niente, ritorniamo a casa e quindi in queste 2 orette riposiamo, ci prepariamo un po' le valigie, sistemiamo un po' e così poi stasera siamo un po' più tranquille. Allora, siamo uscite di casa dopo esserci un po' riposate, abbiamo preso il metro 68 e siamo arrivate al Museo delle Carceri Nuove. Siamo in anticipo di più di 20 minuti, ma meglio così, anche perché non capiamo bene dov'è l'entrata, adesso studiamo un attimo. E poi perché a piedi ci avremmo messo mezz'ora e saremmo arrivati veramente troppo troppo giuste. Quindi adesso andiamo a fare i biglietti. Sì, qua dovrebbe essere l'entrata. E appunto abbiamo la visita guidata di 1 ora e mezza. Ecco, questo è il casarmone delle prigioni e questo qui appunto è il museo del carcere, come potete vedere. Adesso vado a vedere se possiamo fare i biglietti. Concludo il video anche questa sera qui in salotto, in cucina. Allora, non vi ho più ripreso nulla perché è stato un finale di giornata alquanto tragico. Alquanto tragico perché la visita alle nuove carceri di Torino è stata una visita molto molto bella, molto interessante, ma soprattutto molto molto toccante, perché siamo proprio entrati nelle carceri nel braccio duro tedesco delle deportazioni, dove venivano presi e messi dentro gli ebrei e poi il tunnel scusate. Il tunnel dove poi venivano presi e messi per gli ultimi giorni prima di essere deportati ad Auschwitz o a Birkenau, quindi oppure portati semplicemente a essere decapitati o sul muro delle fucilazioni. Quindi è stato veramente super toccante e soprattutto c'è stata la testimonianza, sorpresa, perché io non me lo aspettavo, di una signora che ha vissuto alcuni anni, i 2 anni della sua vita all'interno del carcere con la madre e con la nonna, e quella, vi giuro, mi ha toccato profondamente, mi ha fatto anche piangere perché non me lo aspettavo, una testimonianza in diretta. È stato molto forte, è stato veramente molto forte. L'unica cosa negativa, tra virgolette, è che invece che durare 1 ora e mezza è durata più di 2 ore e noi avevamo prenotato il ristorante alle 7:30. Quindi era dalle 5 alle 6:30 la visita, è durata fino alle 7:10 e dalle carceri al ristorante era mezz'ora a piedi e diciamo un quarto d'ora con il tram, ma il tram disponibili era o alle 7:01 o alle 7:15, quindi abbiamo perso quello delle 7:01. Il problema è che, come siamo usciti dalle carceri, è arrivata una bomba d'acqua a Torino
noi avevamo l'ombrello perché comunque avevo visto le previsioni e avevo visto che avrebbe messo temporali, però non credevo letteralmente una bomba d'acqua. Quindi siamo usciti già di corsa perché eravamo in ritardo. Abbiamo fatto il piccolo pezzo di strada prima di arrivare alla pensilina e abbiamo visto il tram che ci è passato letteralmente davanti, quindi abbiamo dovuto aspettare fortunatamente un paio di minuti e è arrivato il 68 in ritardo. Veniva giù fortissimo, ormai le strade erano anche mezze allagate. Fortunatamente è arrivato il 68 e siamo arrivati con 10 minuti di ritardo al ristorante, ma avevo già chiamato, ma siamo arrivati letteralmente bagnate fradicie. Io avevo un paio di pantaloni anche estivi, diciamo, un po' in tessuto sintetico e si sono praticamente hanno raccolto tutta l'acqua che c'era per strada perché ero bagnata fin sopra il ginocchio, capelli bagnati, fradicia completamente e vabbè, abbiamo cenato, abbiamo mangiato il plin col sugo d'arrosto, il tiramisù, abbiamo mangiato buono, molto molto buono, da Mamma Piola, era uno dei ristoranti che la prima sera avevamo tentato, però appunto era pieno e eravamo riusciti a trovare appunto per stasera alle 7:30, siamo stati fortunati che appunto ci hanno mantenuto la prenotazione, eravamo 10 minuti. Mi ha mangiato bene anche se il ristorante delle sere precedenti un livello in più ancora. E niente, si conclude qui la nostra avventura a Torino. Sono stati 4 giorni belli pieni. Domani mattina alle 9:30 abbiamo il treno, quindi per quanto mi riguarda è inutile vloggare. È stato bello. Torino è meravigliosa, Torino vale la pena venire a visitare. Ci sono un sacco di monumenti, un sacco di edifici, un sacco di musei, un sacco di cose belle da vedere. Anche il Parco del Valentino di stamattina è stato veramente una super sorpresa, una meraviglia. E appunto stamattina c'erano 30 gradi e stasera appunto un acquazzone incredibile, però il tempo ormai è così e dobbiamo accettarlo. Comunque Torino vale veramente la pena, se avete in programma di venire spendete un paio di giorni perché veramente è una bellissima città, poco conosciuta, sottovalutata, ma merita un sacco, non solo perché c'è il Salone del Libro. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito in questi 4 giorni qui a Torino, spero che i video vi siano piaciuti e prossimamente vedrete sicuramente il super mega iper book haul del salone perché, ahimè, ho fatto tanti tanti danni. Un bacio grande, ciao!